No, sto pensando al progetto del robot adesso. Oh, ma sempre sto progetto. Dai, andiamo a fare due passi al parco. Beh, in effetti tanto non ho idea. Vabbè, magari fuori troviamo qualcosa da fare. Ok, dai, andiamo. Oh, ma sempre pensare a sto progetto. Mi, che barba. Senti, a me questo robot piace parecchio e ci tengo. Non puoi capire cosa vuol dire non avere l'ispirazione. Guarda quel tipo. Non ti sembra strano? Hai ragione. Ci scusi, ma ci conosciamo? Bene? Ci conosciamo? No, no, ma l'ho vista un po' turbata e pensavo che avesse bisogno di un aiuto. Io sono Kat e lui è mio amico Albert. Scusate, io sono Beppe, sì, scusate, sono un po' nervoso e triste. Sto scrivendo un articolo per il giornale di domani, ma non ho niente, nessuna ispirazione. Guarda, anche il mio amico Albert oggi non ha proprio ispirazione. Le ho provate tutte, sono stato nel mio studio, ho provato pure andare su e giù per la camera mia. E poi niente, non ho nessuna ispirazione, nessuna. Ma lo sai che stiamo costruendo un robot, io e il mio amico? Davvero? Sì. Siamo anche noi a un punto morto però. Mi avete dato un'idea? Guardando questo manifesto ho scoperto che qua all'angolo c'è una fiera della scienza. E visto che state costruendo un robot, perché potrei fare un articolo su di voi? Sono contento che tu abbia trovato questa idea, ma comunque noi siamo ancora al punto di partenza, cioè adesso non sappiamo ancora che fare. Sì, ma ricordatevi, l'importanza delle cose non dipende dalla loro grandezza. Ma mi avete dato l'idea, vi regalo questa matita, mi raccomando, usatela bene. Grazie Beppe, con questa matita potremo far disegnare il nostro robot. Grazie, anzi, fermi tutti, mi è venuta in mente un'idea. Potremmo fare le mani del robot con delle penne e con dell'inchiostro, in modo che anche lui possa scrivere. Wow, giusto. Bella idea. È vero, potremmo fare anche baffi con questa matita. Ma piantala.